Silvio, peccato, non è girata, le occasioni ci sono state, il rammarico è per quei 5 minuti inizio secondo tempo, probabilmente. Sì, è stata una bella partita ad alta intensità da parte di tutte le due squadre. Noi abbiamo avuto diverse occasioni, primo tempo con Moro che ha avuto una bella occasione, parata dal portiere con una bella parata. Dopo sì, come hai detto tu, i primi 5 minuti dispiace per quello che loro hanno segnato su un gol su calcio d'angolo e su palla inattiva e dopo sul rigore, secondo me è molto dubbio. Dopo noi, secondo me, abbiamo reagito bene. Abbiamo accorciato le distanze, non siamo riusciti a trovare il pareggio, però sicuramente siamo arrabbiati e pronti per questa partita di ritorno dove sicuramente diremo la nostra. Hai detto tu, è una gara che ovviamente la sua valutazione complessiva ce l'avrà tra 90 minuti perché si gioca su 180, è chiaro che numeri alla mano, statistiche alla mano è molto complicato, ma immagino che ce la metterete tutta per provare a fare l'impresa. No, per me sinceramente questa partita non era complicata oggi e non sarà complicata manco il ritorno, quindi per me sono convinto che riusciremo a fare una grande partita e a superare il turno. Mi dici due cose sul pubblico di Chiavari, 4.500 spettatori, veramente uno stadio vero. Sì, siamo contentissimi della risposta del pubblico, l'aspettavamo molto prima, però come si dice, meglio tardi che mai, e loro si sono fatti trovare pronti a sostenerci oggi, ci hanno dato una grossa spinta anche quando abbiamo accorciato le distanze. Anche prima, quando eravamo sotto di 2-0, non hanno mai smesso di cantare, sia la curva che i distinti, che la tribuna, ci hanno accompagnato in questa partita. E sicuramente il ritorno lotteremo e combatteremo anche per loro.